Sentinelle, custodi, uomini che hanno a cuore il Papa. Sono i gendarmi vaticani, da 200 anni al servizio della Santa Sede e da 200 anni fedeli al successore di Pietro, ma anche garanti della sicurezza e dell'ordine pubblico nello Stato della Città del Vaticano. Celebrando la messa per la ricorrenza, Papa Francesco ha ricordato loro l'importante compito di difendere e promuovere l'onestà. Si è detto orgoglioso di sapere che lo stile del gendarme è lontano da ogni corruzione. Vi ringrazio per questo servizio di due secoli, un servizio che custodisce, un servizio che cerca non solo di fare che le cose vadano giuste, ma anche farlo con carità, con tenerezza e anche rischiando la propria vita. Un servizio declinato da sempre secondo due direttrici, come sottolinea Domenico Gianni, da 10 anni alla guida del corpo della Gendarmeria Vaticana. La fedeltà al Papa e la fede nel Signore. Questi sono le due elementi che hanno contraddistinto soprattutto i gendarmi in questi 200 anni, cioè una fedeltà concreta al Santo Padre, una fedeltà di donarsi totalmente a Lui, nonostante i periodi che si sono ricorsi, gli anni, eccetera. I gendarmi sono sempre stati presenti e sono stati fedeli. E si sono anche, in questo, sono stati fedeli al Signore, insieme all'altro elemento che è questo della solidarietà che raccontavo prima, cioè la presenza dei gendarmi ad Amatrice insieme ai Vigili del Fuoco immediatamente partiti, prima la presenza all'Aquila, altro momento difficile della storia recente. È proprio la solidarietà a rendere i gendarmi degli uomini speciali, capaci di animare le più diverse iniziative, come quella che si terrà il prossimo 17 dicembre in Aula Paolo VI insieme al cantante Claudio Baglioni, per i bimbi terremotati di Amatrice e per quelli bisognosi di Bangui, in Centrafrica. Bambini, questi ultimi, privi di ogni cura medica, ma raggiunti dalla carezza del Papa che in occasione del viaggio di novembre aveva donato farmaci per le emergenze. Su questa scia è cresciuto anche l'impegno della gendarmeria in Africa, una dedizione spesso condivisa con le guardie svizzere in una collaborazione intensa sottolineata recentemente nel giubileo dei due corpi pontifici. Restano grandi le sfide dei gendarmi in un mondo che cambia velocemente le loro competenze nei campi della lotta alla pedofilia, del riciclaggio di denaro, fino a un certosino lavoro di intelligence, sempre a protezione del Papa. Allo stato attuale non appaiono minacce concrete e specifiche nei confronti del Papa. Quindi credo che il Papa è un Papa che rappresenti ormai l'umanità, quindi forse ecco, non possiamo escludere che non ci siano persone che siano deviate per qualunque motivo, mentalmente o ideologicamente, eccetera. Però posso dire anche perché mi sento costantemente con i colleghi delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza italiani, ma non solo loro, abbiamo tanti amici in tutto il mondo che hanno a cuore il Papa e hanno a cuore la Chiesa, anche se sono di religioni diverse.